Caro mio, i soldi non si fanno facendo previsioni, niente previsioni, quelle le facciamo fare ai santoni del trading, quelli che vedi nelle dirette YouTube che, come col lancio della monetina, al 50% delle volte ci beccano e in quel caso si sentono mitici. Il vero trading, caro mio, quello fatto da trader normali come te, come me, permette sì di fare profitti, ma solo se conosciamo e sfruttiamo gli schemi ricorrenti. Cosa sono gli schemi ricorrenti? Sono quegli eventi, quelle situazioni in cui ci sono delle caratteristiche precise, riconoscibili, che quando succedono hanno statisticamente una buona probabilità di essere seguiti da una fase impulsiva. La fase impulsiva è quella che dobbiamo cercare noi e quindi una vera relazione di causa-effetto. Non entriamo durante i movimenti, quelli erratici, stando dentro il mercato in balia delle oscillazioni. Noi stiamo fuori dal mercato, aspettando pazientemente quella che è l'occasione per poter cavalcare il movimento estensivo e poi uscire subito. Quindi, come dico sempre, e come ho fatto anche dei video in precedenza, un trading mordi e fuggi. Dobbiamo stare fuori ad aspettare. Quando dico cavalcare l'estensione per poi uscire subito, significa che dobbiamo conoscere lo schema ricorrente che precede questa fase estensiva. Spesso la fase estensiva è preceduta da un evento preciso, da un comportamento dato dai compratori, da questa lotta fra compratori e venditori. In pratica un pattern, una configurazione, detto in italiano. Se noi lo conosciamo e sappiamo che sia in backtest che in forward test ha funzionato 6-7 volte su 10, non 9 volte su 10, 9 volte scordatelo, non esiste. Se vedi qualcuno che ti mostra un win rate del 90%, caro mio, scappa a gambe levate, anzi denuncialo. Quindi un 60-70% di win rate avremo sì un periodo di varianza positiva o un periodo di varianza negativa, ma nel lungo termine, se sapremo aspettare, porteremo i soldi a casa. Ci vuole pazienza, non dobbiamo strafare, non diventeremo ricchi, ma riusciremo a fare soldi a sufficienza, credimi. Ora, gli schemi ricorrenti che funzionano, quali sono? Quali sono questi pattern che possono essere sfruttati? Ce ne sono diversi, ognuno con logiche diverse. E oggi, proprio in questo video, io ti spiego il pattern, quello più potente legato allo smart money, che io ho chiamato Liquidity Cluster Pattern, che nelle logiche di smart money, secondo me, è quello che funziona al top. L'unico difetto è che non lo trovi sempre, non si trova facilmente, quindi devi essere un cacciatore, come dicevo prima, devi stare lì ad aspettare e ovviamente non è che puoi racchiudere tutto il tuo trading lavorando solo su un pattern come questo, investendo tutto il tempo per fare pochi trade. Diciamo che questo pattern, insieme ad altri pattern efficaci, può diventare il tuo arsenale per fare trading. Io sono Giuseppe Ippolito, non sono uno youtuber, sono un trader, un analista, un formatore, ma soprattutto un appassionato di trading e di investimenti. Trading oggettivo è il sistema, il metodo che ho creato, tutta farina del mio sacco, che permette di cambiare il modo di fare trading. È un protocollo ferreo fatto da passaggi precisi che lo fa diventare, come dico io, un metodo anti-errore. Perché? Perché spegne l'emozione ed automatizza i processi decisionali. Non dilunghiamoci in chiacchiere, se vuoi saperne di più puoi cliccare sul link che trovi in descrizione. Alla fine di questo video, come sempre, andremo a vedere il mio conto reale, le operazioni che invio in anticipo a tutti i miei allievi come segnali, quindi dove vado a spiegare realmente lo scenario ancora prima che io possa entrare. Poi oggi vedremo il profitto di queste operazioni che in queste ultime settimane, ragazzi, è davvero eccellente. Se ti piacciono video come questi, allora aiutami, spingiamo questo canale, metti un like, iscriviti, magari abilitando le notifiche. Adesso iniziamo con la nostra spiegazione sul Liquidity Cluster Pattern, subito dopo la sigla. Caro mio, quali sono le cose che dobbiamo vedere per mettere in pratica il nostro trading con il Liquidity Cluster Pattern? Te l'elenco a voce, velocemente, quindi facciamo un recap iniziale, ma poi andremo a vedere un po' tutto nella pratica, perché so che lo vorrai vedere direttamente nei grafici. Numero 1, dobbiamo trovare un mercato che ha creato una fase impulsiva aggressiva,
che possa essere al rialzo o al ribasso. Questo non conta, è importante che ci sia una forte inefficienza, cioè il mercato deve avere bisogno di ribilanciarsi, diciamo di riequilibrarsi. E quindi in questa fase cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere una logica di, come la chiamo io, di recupero di vuoto volumetrico. Se vuoi conoscere bene questo aspetto, puoi andare in un video che ho fatto dove ho spiegato in maniera approfondita diciamo il recupero del vuoto volumetrico e l'inefficienza in generale. Questo video lo puoi trovare sul mio canale YouTube, questa è la copertina, si chiama Trading con Supply e Demand, ecco il punto esatto per entrare in pendente, questo il titolo. 2. Poi cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare, in corrispondenza di quella inefficienza, dovremmo vedere la creazione di un cluster di liquidità, creato per esempio al di là di un doppio massimo o di un doppio minimo, al di là di un triplo massimo, un triplo minimo, o anche solo semplicemente da una zona che non è stata possibile superare, quindi una zona che ha fatto reagire il prezzo e quindi ha creato liquidità al di là di essa. Quindi non si riesce a recuperare l'inefficienza, quindi rimane un vuoto volumetrico che adesso è occupato da una zona di liquidità, quindi corrispondono queste due cose. Quindi il vuoto volumetrico con il cluster di liquidità, l'unione di queste due, di questi due fattori, fa diventare davvero potente questo pattern. 3. Infine, proprio nell'incrocio di queste due forze attrattive, si crea una condizione ideale affinché, diciamo, si possa creare un nuovo impulso. E quindi, dopo una fase di pausa, cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere o i compratori e i venditori che riprovano per l'ultima volta a prendersi quella liquidità che corrisponde al vuoto volumetrico, e contestualmente, ovviamente, cercheremo di entrare, trovando un segnale al contrario. Quindi che cosa fanno? Superano la zona di reazione, prendono la liquidità che corrisponde al vuoto volumetrico, dopodiché lì dobbiamo cercare di entrare nel nuovo impulso in senso opposto a quella spinta che ha preso la liquidità. Sono convinto che sarà un po' confusionario, ho spiegato così a voce, ma adesso andiamo direttamente sui grafici così lo vediamo nella pratica. E allora andiamo a vedere nella pratica, facendo due esempi, un esempio di tipo ribassista e uno di tipo rialzista. Lo andiamo a disegnare su questo schermo bianco, ma poi andremo direttamente sui grafici, andiamo a vedere qualche esempio realmente successo. E quindi mettiamo conto che il prezzo qui ha creato una inefficienza, quindi scende in maniera impulsiva, crea un impulso aggressivo dove si crea un'inefficienza con un vuoto volumetrico che è esattamente tutta questa parte qua, che funge ovviamente, diciamo, da calamita. Quindi il prezzo tende solitamente a ricolmare quel vuoto volumetrico, quindi tendenzialmente in questo caso tenderà a risalire per colmare questa inefficienza. Quindi simuliamo questo ritracciamento, vado a creare qui quello che è un doppio massimo. Doppio massimo che ovviamente per le sue caratteristiche, ma potrebbe essere anche un triplo massimo oppure una zona di consolidamento, una zona di reazione che non è riuscita a superare, perché ha creato delle reazioni verso il basso. Infatti diciamo che in queste discese, che sono ordini di vendita, si crea liquidità qui sopra, perché si mettono gli stop loss poco sopra i massimi coloro che hanno venduto in queste due discese o tre discese, qualora fosse un triplo massimo, o in tutte le reazioni che potrebbe avere una fase di consolidamento che non riesce a superare. Quindi qui si crea il nostro cluster di liquidità, non solo di chi ha messo lo stop loss lì, ma di chi pensa che potrà ovviamente andare long, quindi dei buy stop, degli ordini pendenti verso l'alto, che sono pure liquidità che si aggiunge agli stop loss di chi è andato nella discesa. Quindi un cluster di liquidità formato sia dagli stop loss che dai pendenti, tutte e due sono degli ordini buy. Come puoi notare, c'è una parte di inefficienza, che è questa qui, che ancora non è stata recuperata. Quindi questa zona rappresenta una sorta di calamita, che è il vuoto volumetrico che deve essere ancora colmato. Nel momento in cui il prezzo dovesse, se riesce a ritornare su qui in questa zona,
è proprio qua che noi dobbiamo cercare di entrare in discesa, perché probabilmente, quindi abbiamo un edge statistico positivo a favore del fatto che possa scendere giù, creando una fase di impulsività importante verso il basso e quindi l'impulso che noi dobbiamo cavalcare al ribasso. Adesso facciamo un esempio al contrario, quindi il prezzo crea una fase impulsiva davvero aggressiva, che in questo caso qua si crea un'inefficienza, un vuoto volumetrico che tendenzialmente funzionerà un po' da calamita, andrà a ripescare questo ritracciamento, il prezzo tenderà a riequilibrarsi, a ricolmare il vuoto volumetrico. Mettiamo conto che il prezzo vada a creare qui per esempio delle reazioni, quindi il prezzo non riesce a superare e sotto, proprio nella fase più bassa, si va a creare cosa? Della liquidità in vendita. Liquidità in vendita composta sia dai sell stop pendenti di coloro che vorrebbero andare giù qualora rompa questi minimi che si sono creati qui, ma anche di coloro che avevano comprato in queste salite. Tutte queste risalite qui sono ordini buy che chiuderanno i loro ordini in stop, quindi in vendita, proprio in questa zona più bassa. Zona più bassa che corrisponde, come puoi notare, alla parte ancora inefficiente, quindi al vuoto volumetrico che deve essere ancora colmato. Quindi cancelliamo un po' tutto. Adesso, qualora ci dovesse essere una ridiscesa, quindi una fase di pausa, e poi il prezzo ritornerà di nuovo giù a riprendere, a ricolmare il vuoto volumetrico che era rimasto non battuto e prenderà la liquidità sotto i nuovi minimi, è qui che noi dovremo cercare il nostro segnale per andare verso l'alto. Qui il segnale lo prendiamo qui cavalcando questa risalita. Detto così, ovviamente dovrebbe sembrare abbastanza chiaro. Andiamo a vedere degli esempi pratici affinché magari riesci a memorizzare questa stessa configurazione però direttamente sui grafici. Andiamo a vedere delle candele. Qua siamo sul dollaro contro lo yen. Ti faccio notare la parte inefficiente, che è esattamente tutta questa parte che è andata, ha creato questa impulsività davvero forte. Il prezzo riesce a ritracciare, qua recupera gran parte dell'inefficienza, ma è qua che mi crea questo doppio massimo. Doppio massimo che qua mi crea il cluster di liquidità, che come puoi notare corrisponde a una piccola parte ancora inefficiente, non ancora presa dal prezzo. Anche se non in maniera evidente, questa parte di inefficienza non è ancora stata ricolmata, che viene ricolmata dopo il doppio massimo da questa reazione. Noi dobbiamo cercare di entrare esattamente proprio in questo punto per la discesa. Come puoi vedere, poi la discesa è stata abbastanza aggressiva. Ma andiamo indietro nello stesso grafico, andiamo a cercare un'altra opportunità che avevo notato. Eccoci qua, qua abbiamo un altro esempio. Come puoi notare, questa parte è la parte di vuoto volumetrico che si è creato realmente, forse fino a qui. Poi il prezzo è riuscito a risalire, ricolmare solo parzialmente. Come puoi notare, qua mi crea un massimo, qua reagisce, qua reagisce, qua reagisce e qua reagisce. Quindi proprio qui sopra si era creato un cluster di liquidità che corrisponde alla zona di vuoto volumetrico ancora da andare a ricolmare. Come vedi, il prezzo poi risale, ricolma tutta l'inefficienza ed è qui che noi dobbiamo cercare il nostro segnale per entrare per la discesa. Ovviamente vale la stessa logica, diciamo, come puoi vedere poi è sceso con una certa violenza, quindi vale la stessa logica che puoi vedere nell'altro video che avevo fatto su supply e domanda, quindi il recupero dell'inefficienza. Ma in questo caso il pattern perché è più forte? Perché non è che va a recuperare l'inefficienza e poi parte, crea una liquidità aggiuntiva, quindi una forza maggiore per poter, quindi è più o meno simile a quello che avevamo già visto nei video precedenti. Ma questo è più interessante per quale motivo? Perché abbiamo doppia variabile che ci dà forza, quindi una forza maggiore, l'incrocio di due forze che attraggono e poi respingono allo stesso tempo il prezzo. Andiamo a vedere l'ultima.
Eccolo qua, e quindi si vede, questa è la parte inefficiente che in questo caso devo dire non è come le precedenti, e cioè abbiamo sì una fase abbastanza impulsiva, aggressiva, perché sono tutte candele rosse piene, ma l'inefficienza in questo caso si crea qui, quindi è questa la fase inefficiente, che viene parzialmente recuperata da questo doppio massimo, che come puoi notare non arriva esattamente, voglio disegnarlo con precisione, non arriva esattamente a recuperare questa inefficienza, la recupera ma resta questa parte fuori. Quindi quando il trucco è, quando tu vedi che l'inefficienza è stata recuperata parzialmente e si è creato una situazione in cui che ha dato vita ad un nuovo cluster di liquidità, in questo caso è un doppio massimo che ha creato poi tante vendite. Quindi se dopo la formazione del cluster c'è un movimento importante che crea ovviamente tanti ordini, che in questo caso sono di vendita, che aumentano ovviamente gli stop loss proprio in questa parte più in alto, se in questo caso vedi che il prezzo ritorna a prendersi l'ultima parte di inefficienza da colmare, di vuoto volumetrico da colmare, che corrisponde con la liquidità, in questo caso, proprio in questo punto, diciamo è il nostro trade con il maggiore probabilità, con il maggiore edge statistico, quindi diventa potente molto più di una situazione normale. In questo caso diventa sì una situazione un po' più rara, però quando capita, in questo caso ovviamente tu puoi agire con maggiore volume, quindi spingere perché hai più probabilità dalla tua parte per ottenere maggiore quantità di queste opportunità. È ovvio che tu potrai anche decidere di scegliere, noi siamo su H1, ma potrai decidere di scegliere e scendere sui time frame più bassi, anche su M5, M1, utilizzare lo stesso pattern e cercare di fare molti più trade. Spero che potrai beneficiare di queste informazioni. Se il video ti è piaciuto, ovviamente ti chiedo un like, e adesso andiamo nella mia MetaTrader, andiamo a vedere le operazioni di queste ultime settimane, le stesse operazioni che ho inviate come segnali ai miei allievi. E andiamo nella mia MetaTrader, lo guardiamo qui sullo schermo gigante, siamo a mercato live, lo si vede qui dal prezzo che cambia, e vado a selezionare qui la scritta live per mostrare che si tratta di un conto reale, nascondo con questo nastro quella che è la sigla del broker per evitare di far pensare che ci sia un conflitto di interessi, anche qui vado a nascondere i miei capitali per un discorso di privacy, su posizioni aperte come vedi qua non c'è nessuna operazione al momento in corso, e possiamo andare su storico operazioni e andiamo a fare il report da gennaio, dall'ultimo video che feci, si chiudeva al 31/12, quindi tasto destro del mouse, periodo personalizzato, andiamo a mettere dall'1 gennaio 2023 e poi andiamo a selezionare 1 febbraio, perché se no non mi prenderebbe quest'ultima operazione del 31 gennaio, questa perdita, quindi MetaTrader funziona così. Clicchiamo su OK e andiamo a vedere tutto il report completo, che ci dice che il profitto perdita di tutto questo mese è 20.282, lo si vede anche da qui, profitto perdita 20.000 euro, quindi il primo mese davvero davvero eccezionale, questo è tutto il report. Partiamo dalla prima settimana, quella dal 2 al 6, profitto 1.300 euro e queste 10 euro, diciamo 1.300 euro di profitto la prima settimana. Nella seconda settimana invece, quella dal 9 al 13, questa è l'operazione, la prima operazione meno 1.865, e queste altre due operazioni mi portano diciamo a un pareggio. Queste sono diciamo tutte le aperture, le chiusure, gli orari, quindi andiamo nella settimana successiva, questa di 3.275, che è quella davvero eccezionale, la settimana che va dal 16 al 20, sono 19.000 euro di profitto, quindi basta aspettare i momenti giusti e spingere quando il mercato ci dà soddisfazione, quindi tutte queste operazioni mi valgono davvero tutto il mese, se non anche di più, diciamo siamo in varianza positiva, perché effettivamente
non è la mia media usuale, quindi ho trovato buone occasioni e sono andato a spingere. Poi la settimana dal 23 al 27, 1700 euro di profitto sono queste due operazioni, quindi 1845 e meno 139, si tratta, le puoi vedere da qui. E poi l'australiano canadese, l'ultima operazione chiusa il 31 gennaio, una perdita di 1341 euro, quindi diciamo un profitto davvero eccezionale. Partiamo il 2023 alla grande sperando di continuare in questa maniera. Il video finisce qui, sono contento se sei arrivato fino a questo punto, la mia raccomandazione è sempre la stessa, quella di fare trading con la testa. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.